crocifisso con Cristo. E non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo vuol dire, io sono in Cristo, io sono in Lui e Lui è in me. Però attenzione, il beato Don Mariano, quello che dice a Cristo, lo può dire con autenticità anche ai fratelli. Per cui quelle labbra sono chiuse, sono le labbra dell'estasi che parla a Cristo e gli manifesta il suo amore, che si immedesima e parla ai fratelli, a cui racconta la grandezza dell'amore di Gesù per ognuno di noi. Quelle labbra sono chiuse, sono le labbra dell'estasi, ma sono anche le labbra del predicatore, perché egli questo ha fatto. Nell'estasi ha parlato con Gesù e nella predicazione ha parlato con gli uomini, con le donne, i bambini, i poveri, i ricchi. Nessuno è stato escluso da questa predicazione. Ma quelle labbra devono prima parlare a Cristo e poi parlare ai fratelli. Se sanno dire a Cristo l'amore incondizionato, possono dire anche ai fratelli la bellezza di seguire Gesù Cristo. Vi invito a guardare ancora l'immagine da soli e a vedere con il suo volto una vera umanità e sulle sue labbra una vera devozione al Signore. Ed è questo che ci appartiene. Siamo veri uomini, siamo vere donne, non ci costruiamo immagini falsate di umanità, non ci accontentiamo di mete basse o addirittura di mete che mortificano l'essere uomo, essere donna. Non ci fermiamo in queste condizioni in cui la nostra umanità è mortificata. Non confondiamo la povertà di chi si dona con l'abbrutimento di chi pecca. Non confondiamo la povertà di chi dona la vita con l'abbrutimento di chi si abbassa al peccato più squallido, di ogni genere, e in particolare il peccato che rompe e divide la comunità. Vi voglio dire un ammonimento questa sera, perché il Vangelo va preso fino in fondo. Gesù ha detto ai suoi: se non vi accolgono, scuotete la polvere e andate via. Beh, è una sfida, un ammonimento. Volete vedere che abbiamo una statua e non abbiamo il beato Mariano? Come succede questo dramma? Che abbiamo l'immagine e non abbiamo lui, solo se non accogliamo il Vangelo della pace. Se non accogliamo il Vangelo della pace, Gesù ha detto: scuoti i tuoi sandali e vai via. Ma mi hanno fatto la statua, non va niente, ce la tengo per ricordo. Accettiamo questa sfida da buoni cristiani. Accogliamo il messaggio del Vangelo dell'amore e della pace, perché non ci capiti di avere la statua, ma di non avere più con noi lo spirito e soprattutto la protezione del nostro beato. Sia lodato Gesù Cristo.